in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Abbiamo già parlato in una delle scorse puntate del legame tra Chiesa e comunicazione. Oggi ci soffermeremo proprio su come una Chiesa, su come una comunità diocesana, su come una comunità religiosa deve o dovrebbe comunicare e comunicarsi. È importante infatti che la Chiesa si comunichi, la dimensione ecclesiale ha una forte valenza comunicativa ed è importante però innanzitutto abbattere alcuni pregiudizi. Molti vescovi, molti sacerdoti infatti credono che la comunicazione non sia così importante, invece la comunicazione ha una forte valenza pastorale. È importante infatti attivare ed attuare progetti strategici di comunicazione pastorale. La Chiesa è infatti comunicazione e quindi deve comunicarsi. E come può farlo? Beh, ce lo dice un documento un po' datato, siamo nel 2004, e la Chiesa Cattolica Italiana, la Conferenza Episcopale Italiana, promulga un direttorio che appunto si chiama Comunicazione e Missione e racconta la Chiesa in chiave comunicativa, sia da un punto di vista pastorale, ma anche da un punto di vista operativo. Una diocesi deve comunicarsi innanzitutto attraverso delle strutture. La struttura principale è l'ufficio pastorale per le comunicazioni sociali, un ufficio pastorale che deve coordinare la comunicazione e lo deve fare sia a livello di relazioni con i media, ma lo deve fare anche in chiave culturale, cioè attivare percorsi e processi di cultura della comunicazione. Non a caso il direttorio introdusse una figura importante che è quella dell'animatore della cultura e della comunicazione, cioè di una figura diocesana, ecclesiale, che al pari del catechista, che al pari dell'operatore della liturgia, si occupa proprio di comunicazione e cultura all'interno delle diocesi. Quindi è importante, come dicevo prima, abbattere i pregiudizi e le barriere culturali che relegano la comunicazione come fanalino di coda da un punto di vista pastorale e porla in primo piano. Quindi la comunicazione diventa davvero uno strumento pastorale e di comunione fondamentale per ogni diocesi e per ogni comunità religiosa. Thank you.